Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi siamo nel campo video e vorrei parlarvi di alcuni errori che anche io in passato ho fatto e ve li segnalo per evitare che anche voi li commettiate in futuro. Primo errore che fanno tutti alle prime armi, risulterà banale per chi è già esperto nel campo video, comunque, evitare di mettere sempre il soggetto al centro dell'inquadratura. Lo so ragazzi, può sembrare banale, ma lo sapete quanti video vedo con il soggetto sempre bam al centro? Sfruttiamo la ormai famosissima regola dei terzi. E soprattutto la linea dello sguardo. Se in un'intervista, ad esempio, il nostro intervistato guarda da qui in là, gli lasciamo un po' di spazio per la linea dello sguardo. E sempre parlando della griglia dei terzi, sfruttiamo i suoi punti di forza. Quali sono i punti di forza della griglia dei terzi? Naturalmente i punti nei quali si incontrano le linee verticali e le linee orizzontali. E rispettiamo, come ho detto, la linea dello sguardo. Possiamo anche romperla volendo, eh? Avete mai visto Mr. Robot? Secondo errore da evitare, ragazzi, non zoomate durante la registrazione. O meglio, evitate che una zoomata rimanga poi nel prodotto finale. Questo secondo me è uno di quegli errori che più rende un video amatoriale, la zoomata durante la registrazione. Terzo errore da non fare, ragazzi, è quello di rimanere sempre nella stessa posizione. Cambiamo posizione e anche angolazione. Mettiamoci magari un po' più bassi o un po' più alti e vedrete che l'inquadratura cambierà da così a così. Se ci serve una inquadratura di un dettaglio, di un campo lungo, eccetera, eccetera, non registriamo per 3 secondi e poi stoppiamo. No, no, facciamo un'inquadratura lunga, almeno 10 secondi. Magari al montaggio cambierete idea su qualcosa. Ed ecco che un'inquadratura di 3 secondi non vi basta se volete mettere una dissolvenza o qualche altro effetto, per cui tenetele lunghe le inquadrature, almeno 10 secondi. Pensare al montaggio già quando si riprende vi farà risparmiare tanto tempo. Anche quando dobbiamo riprendere, che ne so, un dialogo tra due persone, oppure dobbiamo riprendere una persona che entra in una stanza, teniamo, la registrazione per 5 secondi sulla stanza vuota e poi facciamo entrare l'attore. Viceversa, in un dialogo aspettiamo 5 secondi da quando è partita la registrazione e poi diamo il via agli attori. Perché, come detto, al montaggio questo ci faciliterà notevolmente la vita. Altro errore da evitare, ragazzi, è quello di utilizzare sempre sistematicamente il fuoco automatico. Dobbiamo imparare a utilizzare il fuoco manuale, con o senza il follow focus, perché utilizzando il fuoco automatico rischiamo che a volte la messa a fuoco vada a finire dove non vogliamo. Quante volte fate i video col cellulare e anziché avere a fuoco il soggetto avete a fuoco lo sfondo? Col fuoco manuale, con un po' di esperienza, avrete sempre a fuoco ciò che volete. E ci sono un sacco di metodi per aiutarci a mettere a fuoco manualmente. Dall'utilizzo del focus peaking, che è una funzionalità presente ad esempio sulla GH4 che ci permette di vedere le aree a fuoco dell'inquadratura, fino al già citato follow focus. Non dimentichiamoci, ragazzi, del bilanciamento del bianco. Questa è una banalità, ma io stesso a volte, ahimè, mi dimentico di farlo quando si sposta la telecamera. Diciamo che ogni inquadratura, se le condizioni di luce cambiano, ha un proprio bilanciamento del bianco e bisogna sempre farlo. Apparecchi come la GH4 permettono di impostarlo manualmente in macchina, se no possiamo anche fotografare un foglio bianco, così in questo modo diciamo alla camera qual è il bianco e lei si regola di conseguenza. Un altro errore nel quale si cade facilmente è quello di non tenere conto del sole nelle riprese in esterna. Quando giriamo in esterna, pensiamo al sole come una luce di scena. Possiamo tenerlo alle nostre spalle per illuminare bene il soggetto che abbiamo davanti, oppure possiamo tenerlo di lato per un'illuminazione che dia più tridimensionalità. Oppure ancora possiamo tenerlo di fronte a noi per utilizzarlo come backlight sul soggetto. Altro errore che vedo spesso è quello di non dare la giusta attenzione alle riprese a mano. Perché è ok che riprendendo a mano è inevitabile avere un po' di movimento, ma certe volte, ragazzi, certe riprese fanno venire la nausea. Un trucco che mi hanno insegnato e che funziona veramente da Dio è quello di immaginare al posto della camera che abbiamo in mano una tazza di caffè bollente. Provate, vi giuro che funziona veramente sto trucco.
Ultimo errore che si vede molto nelle riprese amatoriali è quello di non controllare le alte luci in esterni. Evitiamo di avere zone bruciate all'interno della nostra inquadratura, anche se ultimamente, soprattutto nel cinema, si preferisce lasciarle certe zone bruciate. Pensiamo a quelle scene in interni dove abbiamo le alte luci delle finestre completamente bruciate, completamente bianche. Un sistema valido per evitare di avere luci bruciate è quello di consultare l'istogramma presente sulla reflex o sulla vostra telecamera, oppure sfruttare, se ce l'avete, la funzione zebra, una funzione che vi consente di vedere nell'inquadratura se ci sono delle zone bruciate. Bene ragazzi, questi erano i 10 errori più comuni che si fanno quando si è alle prime armi con le riprese video. Io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!